Dottor Valiante, sono passati 6 anni dalla strage di San Marco in Lamis, ancora una volta il ricordo con la consapevolezza che in provincia di Foggia la mafia la si sta combattendo. Sì, innanzitutto una giornata per onorare la memoria dei fratelli Luciani e della famiglia. E come dice lei, è una data diciamo importante anche perché ha rappresentato una sorta di spartiacque, di svolta per l'azione di contrasto alla mafia. Si è potenziata molto l'azione dello Stato, l'azione sia in termini investigativi sia in termini processuali, è stata decisamente forte e ha consentito di destabilizzare. Soprattutto privando delle figure di vertice operative le formazioni mafiose locali. Quindi è un'azione straordinaria che ci incoraggia, soprattutto in questi anni, di attivare ancora di più momenti di iniziative, azioni concertate con tutte le componenti sociali per far sì che ci possa essere sempre più questa risposta sempre più efficace alla illegalità. Un momento in cui noi vogliamo riflettere anche sulla necessità di rafforzare questo sentimento di unità, sentimento di appartenenza, sentimento di identità che è fondamentale per soprattutto accompagnare, coinvolgere le persone ancora indecise che assistono ancora troppo passivamente a questa diciamo partita tra le forze della legalità e chi cerca di violarla. Dottor Vaccaro, una giornata importante per la comunità garganica, foggiana in generale, ricordare i fratelli Luciani e ricordare che purtroppo c'è ancora tanto da fare in termini di lotta alla mafia in questa nostra capitanata. Sì, una giornata importante ed è vero anche che c'è tanto da fare. Devo dire che ricordo il primo anno, 6 anni fa, il 2018, eravamo molti di più qui presenti e questo non è un bel segnale, perché noi non dobbiamo solo ricordare l'eccidio, l'omicidio dei fratelli Luciani, noi dobbiamo fare memoria, che è una cosa diversa. Fare memoria significa che quel ricordo diventa attuale, diventa stimolo di un impegno quotidiano, di tutti noi. Credo che ci sia molto da fare anche proprio come comunità. L'antimafia sociale dà segni di stanchezza, di fiacchezza, e questo non è un bene, questo non aiuta le istituzioni che spesso vengono lasciate sole in questo contrasto alla lotta alla criminalità. Io credo che occorra proprio un colpo di reni della società perché gli anticorpi sociali alla mafia sono indispensabili perché la mafia possa essere sconfitta in maniera durevole. Daniela Marcone, sono passati 6 anni, è cambiato qualcosa? Beh, in 6 anni è cambiato direi tantissimo. La consapevolezza sia della comunità di Foggia sia all'esterno su quello che vivevamo qui è aumentata, c'è una percezione completamente diversa e sicuramente la risposta dello Stato alle mafie della nostra provincia è stata molto più decisa, molto più, diciamo, efficace. Certo c'è ancora tanto da fare, soprattutto io avverto che poi diciamo, le varie sentenze, i vari provvedimenti vengono lette da pochi, forse vengono visti come dei provvedimenti tecnici che riguardano gli avvocati, che riguardano i magistrati, invece quelle sentenze riguardano tutti quanti noi, c'è scritta proprio la vita della nostra comunità e quindi penso che un po' l'autoformazione che dovremmo riprendere a fare per qualche anno, non per sempre. Non dobbiamo sempre parlare di mafia in questo luogo, anche perché noi lo diciamo sempre, questo non è un luogo mafioso, questa non è una terra mafiosa, è una terra in cui ci sono i mafiosi, ma ci siamo anche noi e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. E siamo qui oggi a ricordare Luigi Aurelio Luciani.